Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto desidero dare il benvenuto a tutti coloro che seguono questo seminario di Mnamon, che è il penultimo dell'anno. E naturalmente do il benvenuto più caloroso da parte di noi tutti, di tutto il gruppo di Mnamon, il più caloroso bentornato a Giulia Torri e la ringrazio per aver accettato di presentarci oggi questo seminario che per lei è l'ultimo di una lunga serie. Giulia Torri, che oggi è professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze, è una delle nostre collaboratrici di più lunga data e ha dedicato al progetto Mnamon tempo ed energie dal 2010. In quell'anno ha tenuto il suo primo seminario sulle scritture dell'Anatolia antica, il cuneiforme e il geroglifico, a cui ne sono poi seguiti nel tempo altri tre e ha lavorato moltissimo anche per il nostro portale curando Cario, Frigio, Urrita, Ittita cuneiforme, Licio, Lidio, Luvio geroglifico e Luvio cuneiforme nella sua forma originale e poi in tutti gli aggiornamenti. Non voglio naturalmente ricordare, anche se a noi sono particolarmente cari, tutte le attività che Giulia Torri ha svolto per il nostro progetto. E senza dilungarmi, vi dirò soltanto che vanta prestigiosissime collaborazioni di ricerca con l'Università di Mainz, con la ITT University di Corum in Turchia, che è stata borsista von Humboldt e direttrice locale di tre progetti PRIN e principal investigator di un PRIN recentissimo che è ancora in corso, tutti dedicati a esplorare vari aspetti della cultura, della politica e della società in Anatolia fra il secondo e il primo millennio. Le sue numerose pubblicazioni, che naturalmente non possiamo ricordare qui, ma che potete trovare sul suo sito, riflettono un interesse a tutto campo per questioni e problemi della civiltà ittita, religione, politica, economia e naturalmente scrittura. Ed è su tematiche legate alla scrittura che, ringraziandola moltissimo ancora una volta, le cedo molto volentieri la parola. Grazie. Ti ringrazio molto Anna, grazie per le tue parole e ringrazio naturalmente tutto il personale del laboratorio che mi ha invitato a partecipare ancora una volta a questo seminario. Sono sempre molto contenta. Adesso condivido il mio schermo in modo da aprire la mia presentazione in PowerPoint. E procedo a parlarvi del tema di cui mi sto interessando in questo periodo e che voglio oggi condividere con voi. Si tratta di una parte di un progetto di ricerca che sto conducendo con alcune colleghe in Germania e che prevede la pubblicazione di rituali magici ittiti dedicati al sovrano. Ovviamente l'area di interesse di cui mi occupo io è quella dell'Anatolia ittita e quindi ci troviamo nel periodo che va all'incirca dal XVII al XIII secolo avanti Cristo. Grazie alla scoperta della capitale ittita Hattusa, ma anche naturalmente in tempi più recenti di altri siti archeologici, siamo venuti in possesso di numerose tavolette in grafia cuneiforme prodotte dagli ittiti. In questo momento io mi occupo proprio di quelle della capitale ittita. E questi testi sono scritti in varie lingue, tra cui naturalmente i dialetti indoeuropei, i proto-anatolici, l'ittita, il luvio, il palaico e anche naturalmente le lingue della tradizione del cuneiforme, quali il sumerico, ma soprattutto l'accadico, oltre naturalmente a delle altre lingue, presenti sia sul territorio che nei territori limitrofi dell'Asia, della Siria settentrionale e della Mesopotamia settentrionale. La scrittura ittita, la scrittura cuneiforme ittita, nel suo sviluppo generale, conosce naturalmente un periodo che tradizionalmente viene diviso in tre fasi, che è quella del periodo più antico della scrittura, lì dove con il termine ductus naturalmente non intendiamo solo la grafia, ma anche le caratteristiche generali dei testi cuneiformi e del modo in cui sono disposte sulla tavola, attraverso una fase media e poi un periodo di scrittura più recente. Naturalmente si tratta di una formalità che invece ci dobbiamo immaginare come un progetto, come un modo
progressivo di vedere lo sviluppo del sistema di scrittura cuneiforme. E tra i moltissimi testi ritrovati nella capitale ittita, alcuni di questi testi, un gran numero per la verità, contengono dei rituali magici, dei rituali che nella loro forma canonica, risalente al XIV e XIII secolo, ci informano anche dell'origine dell'officiante. In questa slide potete vedere due esempi di inizi di testi rituali, di incipit, in cui nel primo caso una maga viene legata al territorio di Kizzuvatna, un'area geografica a sud dell'Anatolia, mentre nel secondo esempio un officiante maschile a skella viene legato alla tradizione religiosa e magica dell'Anatolia occidentale. Abbiamo effettivamente nel mondo ittita, in un certo senso, una grossa curiosità per quelle che sono le tradizioni che provengono da aree circostanti, una curiosità che naturalmente è un interesse che è dettato da quelle che sono le loro necessità legate. In questo caso, nel caso della celebrazione di rituali magici, ha la possibilità di risolvere delle situazioni critiche. In questo caso, però, vi vorrei parlare di un rituale precedente a quelli a cui ho appena fatto riferimento, perché la sua composizione risale a un periodo più antico, probabilmente un periodo che si può collocare tra il XVII e il XVI secolo avanti Cristo. Il testo viene convenzionalmente intitolato come Rituale antico ittita per il re Labarna ed è conservato in tre esemplari. Abbiamo un testo, un frammento, anzi una aggregazione di frammenti in grafia antica. Abbiamo poi un testo che è pervenuto a noi in copia del XIII secolo e ancora un altro piccolo frammento sempre in copia del XIII secolo. Si tratta di un rituale antico che non è legato a nessuna delle tradizioni rituali più tarde. Possiamo forse pensare che questo testo non fosse ancora canonizzato in quella che sarà poi la forma tradizionale dei rituali magici del periodo successivo. E di fatto si compone di una serie di scongiuri che mirano ad ottenere la guarigione del sovrano da una determinata malattia. E qui vi presento i due frammenti principali su cui questo testo viene oggi ricostruito. Questo è il frammento più antico e questa è l'autografia invece dell'ampio frammento risalente al XIII secolo. Diciamo innanzitutto che è doveroso soffermarsi sul termine che compare all'interno di questo rituale. Si tratta di un nome proprio e anche di un titolo che compare nei testi ittiti dal XVII al XIII secolo come Labarna o Tabarna. E nei testi più antichi è probabilmente il riferimento al nome proprio di un sovrano, già attestato nell'editto di Telipinu, un sovrano poi vissuto nel XVI secolo, che riporta l'esistenza di un sovrano, Labarna, all'inizio del regno di Hatti, predecessore di Hattusili I, quel sovrano a cui noi attribuiamo, un po' anche convenzionalmente, data l'origine oscura e la nostra, diciamo, scarsa conoscenza delle prime fasi del regno ittita, comunque attribuiamo a questo Hattusili I naturalmente la nascita del regno di Hatti e soprattutto l'insediarsi di una dinastia nella capitale ittita Kattusa, da cui Hattusili, forse di nome Labarna, prende il nome. Il termine verrà poi utilizzato nella tradizione successiva anche come titolo che per designare la regalità. Si tratta di un termine di origine indoeuropea, in particolare di origine luvia, che appunto diviene un titolo tipico dei sovrani ittiti. Il rituale CTH 412 su cui oggi mi voglio soffermare può essere diviso in tre
parti. Queste tre parti sono caratterizzate da scongiuri in cui le parti del corpo del sovrano malato vengono accostate alle parti del corpo di un piccolo animale. In realtà noi non sappiamo che tipo di animale sia utilizzato nell'esecuzione di questo rituale e non sappiamo nemmeno chi sia l'officiante di questo rituale, sappiamo solo che che questi scongiuri servono a risolvere una malattia del sovrano. Proprio sulle parti del corpo che sono elencate in questa composizione, mi voglio soffermare oggi perché ritengo che non solo il dettaglio delle parti del corpo, ma il modo generale in cui vengono rappresentate all'interno di questo testo sia molto interessante, sia per studiare la tradizione magica ittita, ma anche per studiare i modi della tradizione scribale, soprattutto nella sua fase più antica, che naturalmente è in parte per noi oggi ancora sconosciuta e oggetto di diverse discussioni. Il testo, nella sua parte più conservata, si apre con queste parole: la sua forma corrisponde alla sua forma, intendendo quindi tutta la persona, tutta la forma sia dell'animale che del sovrano, la sua testa corrisponde alla sua testa, il suo naso corrisponde al suo naso, i suoi occhi corrispondono ai suoi occhi, le sue orecchie corrispondono alle sue orecchie, la sua bocca corrisponde alla sua bocca e così via fino ad arrivare ad elencare tutte le parti del corpo. Segue poi una preghiera in cui l'animale viene consacrato alle diverse divinità del Pantheon ittita attraverso l'intervento della divinità solare degli dei, e abbiamo poi un secondo scongiuro in cui le parti dell'animale sono presentate come più grandi e quindi più interessanti, più appetibili rispetto a quelle che sono le parti del corpo del sovrano. E quindi abbiamo delle formule del tipo: la sua forma, quindi il suo intero corpo è più grande della sua forma, la sua testa è più grande della sua testa, il suo naso è più grande del suo naso, i suoi occhi sono più grandi dei suoi occhi, le sue orecchie sono più grandi delle sue orecchie, la sua bocca è più grande della sua bocca. E così via, ancora una volta, fino a rappresentare il corpo nel dettaglio di tutte le membra e però fino appunto alla fine, fino ad arrivare ai piedi. Una terza parte di questo rituale concerne il fatto che questo piccolo animale si deve far carico della malattia del sovrano e portarla via. Quindi ci troviamo di fronte a un testo che, per quanto riguarda le pratiche magiche che vengono qui applicate, può essere diviso in tre parti. Abbiamo una tecnica della magia di contatto, in cui il male viene trasmesso dal corpo del sovrano all'animale, un rituale di sostituzione, perché l'animale viene sostituito al sovrano e quindi viene offerto alle divinità, e poi naturalmente l'animale in qualche modo si dovrà occupare di portare via il male dalle membra del sovrano e dalla scena stessa del rituale. Come dicevo e come potete vedere in questa slide, le parti del corpo vengono enumerate. Si comincia quindi con il termine esri, che comprende la forma generale del corpo, e poi via via le parti del corpo sono elencate una a una, in una sequenza che appunto va dalla testa ai piedi. Ovviamente io qui ho riportato un'unica traduzione delle molte parti del corpo che sono elencate, ma è ovvio che non tutti i termini sono così chiari nel loro significato, ma oggi ci occupiamo più che altro della generalità dell'insieme di queste parti del corpo più che delle singole membra. La cosa particolare, che è già stata notata da altri studiosi, è che almeno in questo rituale, nell'ultima parte della lista, i piedi e le mani vengono accostate tra di loro. Questo è stato spiegato, per esempio, da Valerio Pisaniello, che se ne è occupato nell'ultimo periodo, con il fatto che l'animale, quando cammina, naturalmente ha le zampe che si avvicinano tra di loro.
La tradizione qui messa in evidenza attraverso questo rituale magico si trova anche in altri testi della tradizione ittita. Ancora una volta abbiamo dei rituali quindi che riprendono la sequenza delle parti del corpo e la mettono in relazione anche con altri elementi naturali, quindi non necessariamente con un animale. In questo caso possiamo vedere alcuni passi di un rituale che si trova all'interno di una più ampia tavola contenente un certo numero di rituali, il CTH 390, e questo va sotto il nome di rituale del fiume. In questo caso le membra di un bambino sono assimilate a una situazione mitica in cui viene rappresentato un fiume che è legato, quindi in qualche modo è lontano da quella che è la condizione naturale di un corso d'acqua che invece scorre e tutti gli elementi naturali che appartengono a questo fiume della flora e della fauna sono altrettanto legati e che poi viene liberato e quindi torna a scorrere attraverso l'azione di una divinità. Camrusepa, che è una di quelle divinità che nei rituali magici ittiti nel tempo del mito agiscono per risolvere le situazioni di crisi. Parallelamente a quello che succede al fiume, quindi al momento di crisi e poi al ristabilimento dell'ordine, così anche le membra del bambino vengono riportate a posto attraverso l'azione dell'officiante. E quindi il testo ci dice quale sia il giovane bambino, egli era legato nei puri capelli, era legato nel cranio, il naso era legato, le sue orecchie erano legate e così via, fino ad enumerare tutte quelle che sono le parti del suo corpo. Anche in questo caso la lista nell'enumerazione delle varie parti del corpo mette vicino le ginocchia e le mani. E in questo caso, sempre Pisaniello, che si è occupato di questa particolarità all'interno di queste liste, ha paragonato questa caratteristica con quello che è, per esempio, il gattonare dei bambini particolarmente piccoli. È una cosa interessante perché ci dice anche forse quale doveva essere l'età del paziente sottoposto all'esecuzione di questa pratica magica. Il motivo della lista delle parti del corpo si ritrova successivamente in un gran numero di altri testi magici che appartengono ad una tradizione più tarda e qui ho riportato un esempio tratto ancora da un altro rituale, in questo caso un rituale di una maga di nome Tunnavi, in cui le parti del corpo di un paziente non meglio identificato sono accostate alle parti del corpo di un animale. In questi rituali le parti del corpo vengono definite come le 12 parti del corpo, anche se poi molto spesso assistiamo a delle variazioni, quindi le parti del corpo non sono sempre le stesse e soprattutto le parti del corpo sono spesso ben più di 12, ma gli stessi testi ittiti appunto definiscono questo motivo magico come il motivo delle 12 parti del corpo e quindi vediamo la testa è allineata alla testa, la gola è allineata alla gola, le orecchie sono allineate alle orecchie, la spalla è allineata alla spalla, l'avambraccio è allineato all'avambraccio, la mano è allineata alla mano e così via. La lista in questo caso termina in maniera diversa rispetto a quelle che abbiamo visto prima, enumerando i piedi, le dita dei piedi, i tendini, le ossa, il sangue e così via. Naturalmente, questo motivo è stato analizzato già da altri studiosi che hanno cercato di rintracciare una possibile spiegazione per comprendere come questa enumerazione delle parti del corpo dalla testa ai piedi potesse aver trovato nei rituali magici ittiti una sua forma specifica. Quello che è stato per me interessante a proposito di questa lista delle parti del corpo, soprattutto per quello che riguarda il rituale più antico, il CTH 412,
E poi il rituale del fiume, il CTH 390, è stata a studiare quelle che possano essere state le ragioni di formazione e di trasmissione di questo motivo, che appunto poi nei rituali magici più tardi naturalmente trova una sua forma specifica attraverso quello che viene chiamato il motivo delle 12 parti del corpo. Quindi ci chiediamo come si è formata ad Attusa una simile tradizione, possono essere rintracciate delle influenze esterne. Alcuni studiosi negli anni passati, già ormai da molti anni, veramente hanno provato a spiegare la diffusione di questo periodo e di questo motivo religioso attraverso lo stato cuscinetto nell'Anatolia meridionale di Kizzuwatna. In particolare, Volkert Haas aveva pensato che il motivo delle 12 parti del corpo potesse essere giunto in Anatolia attraverso appunto quella che è l'influenza kizzuwatnea, che molto ci aiuta a spiegare sicuramente alcune delle pratiche magiche che vengono utilizzate più frequentemente nei rituali magici ittiti. E tuttavia è stato visto ed è stato messo anche in evidenza che effettivamente il rituale CTH 412, questo rituale antico ittita per il Labarna, è effettivamente troppo arcaico per poter essere stato influenzato dalle influenze religiose che provenivano dall'area di Kizzuwatna, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare le ragioni e le ragioni di questa formazione probabilmente in una tradizione di tipo diverso. Che cosa possiamo supporre? Abbiamo detto che il rituale CTH 412 è un rituale per il Labarna, è un rituale secondo uno degli editori di questo testo, probabilmente addirittura composto per il sovrano Attusili I, malato nella sua originaria capitale, Kussara, un'altra delle città dell'Anatolia centrale che vengono menzionate nei testi più antichi. Dovremmo dunque pensare che questa tradizione religiosa in qualche modo si sia formata in un'epoca molto antica rispetto a quello che poi è il grosso dei rituali magici che noi abbiamo a disposizione. Effettivamente, se andiamo a ricercare questo motivo, quindi la successione delle parti del corpo dalla testa ai piedi, possiamo naturalmente anche pensare a una naturale disposizione ad enumerare le parti del corpo in un preciso ordine rappresentato dalla contiguità, ma possiamo naturalmente ancora una volta guardare all'area della Mesopotamia. E questo naturalmente non solo per il fatto che si tratta di quell'area naturalmente vicina al mondo anatolico, ma perché nel XVII secolo e poi nel XVI secolo e avanti nel corso del tempo è quell'area a cui gli stessi Titi guardano e traggono molte delle loro tradizioni religiose, che di fatto poi noi ritroviamo nel corpus di testi magici della capitale ittita. In particolar modo, se guardiamo alla tradizione della Mesopotamia, un'enumerazione delle parti del corpo dalla testa ai piedi ci proviene dalla cosiddetta lista lessicale Ugu-Mu. Si tratta di una lista la cui composizione risale al terzo millennio in area mesopotamica e che viene utilizzata in quell'ambiente culturale fino al periodo paleobabilonese, quindi viene pienamente utilizzata almeno fino al XVIII secolo. Che cos'è una lista lessicale? Di fatto è uno strumento che fa parte del curriculum scribale e che viene utilizzato di solito dagli scribi più giovani per poter apprendere i segni, la lettura dei segni cuneiformi e naturalmente anche quelle che sono le tassonomie, gli insiemi del mondo conosciuto.
In particolare la lista UBU MU si apre con questo. Si apre con la sommità della testa e in questa lista ogni parte del corpo è associata a un pronome possessivo di prima persona, quindi la mia sommità della testa o la mia testa, i miei capelli, il mio volto, i miei occhi, le mie guance e così via. Secondo alcuni studiosi che si sono occupati di studiare questa lista, questo naturalmente ben rappresenterebbe lo sforzo dei giovani scribi di imparare a memoria i nomi delle parti del corpo, indicando di volta in volta le diverse membra in una successione che naturalmente va dalla lista ai piedi e dalla testa ai piedi. Quello che è interessante è che questa lista cade in disuso con la fine del periodo paleo-babilonese, quindi intorno al XVIII secolo, sembra non essere più utilizzata, quantomeno non essere più utilizzata così tanto a favore invece di altre liste che enumerano sempre le parti del corpo, ma che si basano su diversi modi di rappresentazione dell'essere umano. Quello che però succede è che naturalmente questo modo di rappresentare il corpo umano nella sua completezza attraverso una rappresentazione in sequenza dalla testa ai piedi rimane in altre tradizioni, la tradizione magica, la tradizione dei testi mitologici e anche la tradizione dei testi oracolari. Questo almeno è quello che noi conosciamo dalla Mesopotamia. Ho detto appunto che la tradizione della lista UBU MU nel territorio della Mesopotamia si perde intorno alla fine del periodo paleo-babilonese, ne restano effettivamente pochi frammenti che appartengono a una tradizione successiva e forse non casualmente, uno di questi frammenti della lista UBU MU è stato ritrovato nella capitale ittita, Kattusa. Ora, in questo caso si tratta di un frammento, purtroppo veramente mal conservato, che è stato pubblicato nel 2012 da Yoram Cohen e che conserva soprattutto un testo in tre colonne. La colonna di sinistra, quasi completamente persa, conserva la versione sumerica. Abbiamo poi una versione in lingua accadica, una colonna in lingua accadica e poi naturalmente sulla parte destra abbiamo la traduzione in lingua ittita e questa naturalmente è la caratteristica delle liste lessicali. Ora, questa lista specifica risale al XIII secolo a.C., quindi appartiene anch'essa a una tradizione più tarda rispetto al rituale per il Labarna, che come vi dicevo è invece del XVII secolo. In questo caso, quello che è interessante notare però è che una parte del frammento conservato si apre con il termine la mia immagine, la mia forma, riprendendo appunto quella che è una invece l'apertura vera e propria dell'enumerazione delle parti del corpo che si trova all'interno del rituale di scongiuro per il Labarna. Quello che noi sappiamo in realtà è che le liste lessicali di derivazione mesopotamica a Kattusa, almeno nel XIII secolo, non sembrano essere un elemento dell'educazione scribale. E questo è un dato di fatto e lo sappiamo perché gli ittiti non recepiscono completamente per insegnare ai loro scribi le forme della scrittura, quello che è il modo, quindi il curriculum degli scribi della Mesopotamia, hanno sicuramente altri sistemi che dipendono dai testi che sono naturalmente più in uso a Hattusa. L'esistenza però di questa lista lessicale, seppur appartenente al XIII secolo, è un indizio interessante per riuscire a capire come quantomeno
vi sia una connessione che ci porta ad esplorare l'ambiente mesopotamico anche nelle sue fasi più antiche, quindi quelle paleo-babilonesi del XVIII secolo, e che tutto sommato può trovare una connessione con l'ambiente ittita. Che cosa sappiamo? Noi sappiamo che gli ittiti nel XVII secolo adottano il sistema di scrittura cuneiforme, la questione è attualmente molto dibattuta, ma quello che sappiamo con certezza è che la prima tradizione scribale ittita comincia nel XVII secolo e quindi quando ci troviamo di fronte il rituale per il Labarna, che dovrebbe essere stato composto appunto tra il XVII e il XVI secolo avanti Cristo, ci possiamo aspettare che una tradizione scribale che si era servita di liste lessicali per trasmettere il sistema di scrittura cuneiforme doveva in qualche modo essere stato utilizzato dagli ittiti, anche se appunto per questa fase così antica noi non abbiamo delle liste lessicali conservate. Possiamo ritenere tuttavia che la tradizione della lista ogumù si sia conservata attraverso la scuola scribale e sia stata poi recepita esattamente come succede in Mesopotamia nell'ambiente scribale ittita che poi ha rielaborato i rituali magici. I rituali magici che appunto noi troviamo in una forma scritta, nel corso del tempo vengono canonizzati, e la cui origine appunto, deve essere connessa sia a una tradizione orale, ma naturalmente anche a quella che è la scuola degli scribi di Hattusa, che comincia a produrre testi a partire dal, XVII-XVI secolo a.C. Possiamo dunque pensare, come è già stato proposto anche da altri studiosi, che l'ambiente mesopotamico in qualche modo abbia avuto un riflesso su quello che è il mondo ittita. Che cosa, possiamo ancora vedere se andiamo a studiare, questa lista? Ovviamente la tradizione scribale ittita, viene attribuita nello specifico a quella che è l'area della Siria. Nel XVII secolo si ritiene che Attusili I abbia avuto dei sappiamo che Attusili I ha avuto degli stretti rapporti con il mondo siriano e forse in questo stesso periodo la tradizione della scrittura ittita è giunta a Hattusa. Anche se la tradizione della scrittura fosse giunta in una fase precedente, come oggi si tende a pensare, sappiamo però che in questo periodo i contatti tra il mondo siriano e il mondo anatolico sono effettivamente molto forti. Ora, se vogliamo ricercare le tracce di questa tradizione mesopotamica connessa con la lista Ugumu, possiamo per esempio utilizzare come modello un testo che è addirittura del terzo millennio avanti Cristo, un testo che è stato ritrovato a Ebla in Siria, lo vedete nella carta geografica indicata e che naturalmente proprio per la sua datazione è assolutamente lontano da quello che è il mondo degli ittiti, che invece è un mondo pienamente del secondo millennio. E tuttavia ci fa comprendere che in Siria la tradizione di questa lista e quindi una conoscenza di testi in cui la sequenza delle parti del corpo andava appunto dalla testa ai piedi, era già presente nel terzo millennio e si può essere conservata nel tempo quando poi nel secondo millennio di fatto gli ittiti entrano in contatto con il mondo siriano e lo conquistano e quando di fatto gli ittiti cominciano a dare forma a quella che è la loro personale tradizione scribale. Una cosa singolare di questa lista, che è stata pubblicata dai colleghi Marco Bonechi e Amalia Catagnoti, è che in questo caso, esattamente come nel rituale per il Labarna,
come anche nel rituale del fiume, in cui si parla delle parti del corpo di un bambino, le mani e i piedi vengono accostati tra di loro. Possiamo dunque concludere che per quanto ci manchino sicuramente molti testi e molti anelli di congiunzione, una tradizione scribale della Siria, proveniente e che si è formata appunto in ambiente siriano, che ha subito le influenze della Mesopotamia, che poi nella Mesopotamia meridionale tende a perdersi nel periodo paleo-babilonese, si sia in qualche modo conservata nel corso della tarda età del bronzo e sia stata in qualche modo trasmessa in Anatolia. Gli Ittiti la recepiscono, la utilizzano nella loro tradizione magica perché appunto la sequenza delle parti del corpo così dettagliata ben si presta a rappresentare il corpo nella totalità e naturalmente la troviamo oggi riflessa in questa sequenza del rituale per il Labarna che vi ho presentato. E a questo punto io mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione.